ormai è tutta terra, guarda che non vuole rubare da qua. Ma non si possono spazzolare. Infatti, la mia idea, ma non si mangia la spazzola. Chi le conosce queste ragazze meravigliose? Oh. Tutto te. Chi è lui? Loro sono le figlie di Maria Impicetta e sono identiche a Maria Impicetta. Sono identiche, sono molto cresciute. Anche Neve, la piccola Neve, ha perfettamente recuperato la crescita minore che lei aveva, perché lei è quella che è stata più male. Ricordate che loro hanno avuto tutte la casa. Si sono salvate tutte meno che una, che purtroppo non c'è più. Solo Perla è partita. Neve, Aria, Crystal e Amelie. E sono identiche, sentiamo anche noi a riconoscerle. Sì, la volta che sei ridotta. È vero, sono belle, anche le braccia sono perfette. Ok, guarda, hai la maglietta strappata pure. Necessita la pavimentazione, non in questi recinti che sono quelli di emergenza e che saranno smantellati proprio a giorni. Però di loro vi volevamo ricordare, perché loro voi non le vedete mai o le vedete pochissimo e non hanno un posto adozione. Hanno, in realtà c'è una grandissima difficoltà a fare quattro posti identici, quindi ve le mostriamo così. Però se vi girate, papà Tore li può inquadrare. Facciamo vedere questi musi bellissimi. Questo è Balù. Okay. Questo è Balù, che è identico. Quello di Nerina, la spazzola non si mangia. Fai vedere quanto sei bella, papà Tore. Fai vedere. Non si mangia la spazzola. Hanno un bellissimo carattere, come Maria Impicetta. E sono sempre contente. Guarda che sono belle. Non sono delle maremmane loro, sono proprio uguali alla mamma Maria Impicetta. Chi è lei? Neve! Eccola là, Neve che è diventata cioccolato. Eccola qua, Neve. Eccola qua. Poi, questo chi è? Questo. Aria. Chi è? Aria. Aria. Eccola qua. Identica. Sono talmente belle, sono uguali. Eccola qua. Aria. Aria, hai le zampe sporche. Chi? Poi. Questo è Balù che si mette sempre in mezzo. Questa Crystal. Chi è qua? Crystal. Non si direbbe. Sono veramente identiche. Eccola qua, guarda. È rimasta Amelie. Amelie. Hanno lo stesso carattere. Eccola Amelie, questa qua sotto è Amelie. Prendi Amelie. Eccola qua. Amelie. Eccola qua. Amelie. Sì, vedi anche la sua identica. Identiche, identiche davvero. Tutta sua mamma sono. Sono identiche alla mamma, sì. Questo dobbiamo anche dire che quando facciamo i filmati non possono essere preparati. Guardate come ci... Come ci riducono? Eccola qua, guardatela qua, dai, una lezione per loro, dai. Sono tutti uguali, ne presentiamo una, ma sono tutti uguali, hanno la stessa dolcezza. Hanno anche sì, lo stesso carattere, infatti. Lo stesso carattere, guardate qua, sono un amore. Quindi telefonate, condividete per loro, anche se le abbiamo fatti così al gruppo, però non possiamo fare altrimenti, perché non ci lasciano stare. Eccola qua, questa chi è? Così quella è Crystal. Eccoli qua. Eccoli qua, prima hanno mangiato mamma Laura, ora mangiano. Quello è Balù, Balù, tu non c'entri niente, Balù fai parte di Reccolo, è quello che ti sta saltando addosso, è quello qui. L'unico maschietto, lui è il figlio di Nerina, lui è il cocchetto mio. E chissà se Balù quanto male è stato e ha recuperato. Guarda. Perfettamente. Qui è molto felice, sei in controluce purtroppo. Sì, è molto felice qui in mezzo a tutte queste ragazze bellissime e spesso si confondono. Non fare il timido, che non sei timido per niente. Balù, figlio di Neria, lui ha un anno e mezzo circa. Sì, sì, ma guarda che dolcezza, guarda la sua cosa. Allora, devi girare così, no, in braccio non ce la posso fare. Così, fatti vedere quanto sei bella. Abbiamo scelto quella con il muso più sporco di tutte. Ma vabbè, ma non è la... è il cuore che conta. Guarda, il cuore è pulito, è bellissimo. Loro sono veramente simili a Maria Impicetta e sono tutte molto dolci, molto affettuose e molto molto intelligenti. Uguali nel corpo e nel carattere. Non possono restare in rifugio. La mamma di Maria Impicetta ci manda spesso immagini di quella meraviglia che ha, tra l'altro, essendo un cane molto intelligente, si è adattata perfettamente alla situazione così diversa, sì, da quella che lei conosceva. Però dobbiamo dire anche una cosa: quando erano in strada erano così, erano terrorizzati. No, ma non credevamo che si sarebbero salvati. Guarda. Avevano una carenza. Hanno un appoggio, hanno l'amore che gli manca. No, ma stavano male fisicamente. Sì.
sicuri. Certo, si sentono sicuri adesso. Si sentono protette e possono pensare solo a giocare. E loro soffrono di gratitudine, come dico sempre. Okay. Questo lo sanno. Fatti vedere. Bella, bellissima. Lei è rimasta sempre la cocchina, Neve. Sempre la cocchina. Ma non è più piccola delle altre. È diventata grande come le altre. Ha recuperato tutto. Allora ricordatevi di queste quattro meraviglie e anche di Balù, che si trovano, ciao amore, che si trovano qui e che hanno bisogno di trovare la loro mamma per sempre. E chiamate anche per loro. Ormai hanno 6 mesi? Sì, sì. Forse anche 7. Sono giovanissime. Ok. Ciao. Ciao. E giralo e saluta anche tu. Ciao. Siamo messi bene. Ciao. Ciao. Va. Basta.